carità, io sono gentile con tutti, però tante volte sono persone che vengono qua il primo maggio, cioè a farti lavorare tutto il giorno facendo anche il video. Pazzesco, veramente, guarda, senza rispetto per questi ragazzi. Ciao fans, nella prima parte di questo video vi abbiamo spiegato tutti i passaggi del processo creativo, quindi tutta la progettazione della nuova fodera della sella. Vi lasciamo la I in alto a destra per vedere il video se ancora non l'aveste visto. Possiamo quindi ora lasciarvi alla seconda parte del video. Buona visione! Raga, bel... Tosta! Poi non è... Tosta, bella, viene fuori una figata. Un po' diverso dal solito... Guarda. Luna! Cazzo è il mercato? Ma figa! Se l'aspettavo, se l'aspettavo! Mi sta rispondendo lui così! Allora, adesso puntiamo questa parte qua, disegniamo la parte posteriore e cominciamo a fare tutto. Quando iniziamo a fare tutto, gradiremo anche la tua presenza. Arrivo. Senza fretta, non è che... Con questa roba arriviamo sempre in ritardo, quando facciamo il giro con qualcuno. Almeno mezz'ora. Comunque prima, quando mi stavi parlando, adesso, non so se hai fatto caso, che mi viene da ridere. Ma ci sta! Perché devo pensare all'altezza della mamma, dicevo che mia mamma era una netta, proprio. E anche la mia. Che miseria, quanto è bassa. Meno male che mio papà è un 78 e... ha compensato, invece mio papà in realtà, sì. È un pochino più alto di me, ma poco. Cioè, sono tutti più o meno lì come... Ma la famiglia di mia mamma, cioè, mio nonno è un 86. Però mia nonna è 1,52 infatti lì comunque guarda il primo, cioè alla fine capito, sei ricco, sei Rocco, cioè sì, io ho dovuto fare qualcosa e i capelli d'altezza ma è giusto perché sennò stiamo fatto tutto quanto troppo Dio ha detto meno e invece sono povera però i capelli ma questi sono questo è una roba importante. Questo è il segreto di questo mestiere. Okay, la quindi preparazione... non possiamo far uscire. No, questo è il segreto. Ma per farlo uscire è tipo censurato, tipo. Ok. Tutto lo spiego. Praticamente questa qua. Quando sai che quando io vado a tagliare, ci siano sempre dei riferimenti. Quindi, sono l'oro di questo mestiere. Se fai robe su misura, un po' come fare gli abiti su misura. Ci sono tutti dei riferimenti delle. Che servono proprio. Ok, si va avanti. Boh, quindi abbiamo fatto tutti i disegni che. Cioè, disegni. Abbiamo fatto tutta la preparazione. I giochini. Adesso possiamo squarciarla. Esatto, siamo pronti per. Vedere cosa c'è dentro. Fase 2. Ah, guarda lo strumento lì per tagliare le graffette. Banalmente chiamato leverino. Porca miseria. Vai. Dai, questa parte qua è abbastanza divertente. Vai. Sì, ma io non ho la stessa mano. faccio un buco. Dai, vai Luna, vai te, prova. Sì, peggio. Vai. Io non ho forza. Ma magari più precisione, io vado di brutalità. Sì, ecco. 14 giorni dopo. Sì, adesso metteremo... No, non ce la faccio. Dai, basta. Abbiamo visto che serve un po' di malizia. Vabbè. Guarda lì. Serve la manualità giusta. Oh, ognuno su, raga. Ci sta. Cos'è il cielo quando c'è di sotto l'impermeabilizzante? Fare domande. Ah. Puoi provare di farla? Cos'è il cielo con che? Non fare domande. Ok. No dai, ti rispondo adesso, prima la fa un altro.
È male. No, è un cielo fan per Uzu. No, allora, questa tra l'altro c'era già, credo. Vabbè, adesso non esatto, quindi non c'è bisogno, a meno che è rotto, sì, si potrebbe riutilizzare. Ma no, quello è un cellophane, secondo spedisco. Li faccio su nel cellophane, preparo il pacco e si va. Quindi un cellophane del cavolo. Sì, è un cellophane proprio inutile. No, no, continuo tu, okay. Ci metti a meno. Ok. Via le zanchette. Pronto a vedere la sonda non va. Beh, vediamo sotto cosa c'è. Niente di esagerato, guarda. Si rimane impomare secondo me. Un sottile strato di covante. Sì, veramente, cosa sta? È un piccolo stratino di memory. Ah, proprio okay. leggero. Poi guardate questa cosa qua interessante. Si toglie. Parte la sella. Vedi qua? Questa si chiama finta, che serve per tenere giù, per tenerlo in tensione. Esatto, in Aspetta questo che... caso in tre punti. Facciamolo rivedere da qua, praticamente ci sono come degli ancoraggi, diciamo. Sì, esatto. Che tengono in tensione il materiale sopra, per rivestimento. Semplicemente, guarda, si sfila questo pernino, zacchette, questo è il supporto, si fa. Questo è un po' ben impestato adesso. E qua, aspetta, qua bisogna fare una roba un po' violenta. Violenta? Ok. Il memory non si sa neanche cos'è, è proprio direttamente sì. Schiumato. Sì, lo puoi verificare tu stesso. Vabbè, considerate che comunque... Senza sembra questa roba? La cuffia della doccia! Brava, la cuffia della doccia che c'è... Sì, ma neanche quella che compri, quella che c'è in hotel che dopo una volta che la metti si buca. Guarda, questo è fondamentalmente talmente sottile, talmente morbido che possiamo quasi dire che è un'offesa per chi acquista un prodotto di questo genere da una casa madre. Ricordiamo 320 euro questa sella. Purtroppo sì, ma non è l'unica, cioè possiamo fare paragoni anche con altri brand di altre marche. Purtroppo lasciano un po' a desiderare, le sella comfort costano tanto, quelle originali, ma poi alla fine... Ma infatti a me sembrava esattamente come l'altra, come... Non voglio di questo, il problema è che poi c'è persone che vogliono quelle cose, cioè perché vogliono quelle originali così e rimangono un po' delusi. Allora, per il momento questa la mettiamo da parte, perché il grosso adesso è ritagliare questa sella qua. Ok. Questo è, diciamo, l'ultimo passaggio che farò, quindi prima preparo la nuova fodera. Quando sarà pronta la fodera, l'ultimo passaggio sarà quello di preparare il piano per le tue gambicine. Diciamo che per ragioni di sì, tempistiche. Di giorno, cioè di giorno, però sono proprio tante ore di lavoro. Questa la mettiamo via, la mettiamo qua e andiamo avanti. No, che poi dicevamo, ci rivediamo settimana prossima, che in realtà per chi vede il video sarà tipo... Un secondo dopo. Una settimana dopo e uscirà il... E vedremo la sella già finita, perché poi tutti i passaggi intermedi, a parte che magari poi ti fottono il lavoro, ma poi comunque sono cose lunghe, non è che possiamo... Sì, sono lunghe, cioè immagino che un questo video venga tagliato di brutto. Poi pensa a uno che sta lì, si guarda 8 ore di video per vedere ogni passaggio, magari c'è chi lo farebbe però... Magari sì, o magari sempre quelli con il 2x, cioè sì, mandano avanti veloce, cioè, che almeno... Però no, taglieremo e ci sarà una settimana dopo. Tra l'altro non so neanche se sei in inquadratura stando così. Ah, bene. A metà, tutto il tempo a metà. Esatto. A metà. Ciao Luna! Come va Luna? Mi incrocio, certe volte arrivo, poi sparisco. Tra l'altro voglio rivederne le riprese che faccio qua, perché tipo è in silenzio, sì, quindi non lo so, sarà tipo così che guarda in aria. Sono curioso, no, anche sto guardando. Ah, ok. Sei interessata Luna? Certo. Come ti sembra come lavoro? Difficile.
Cioè io faccio fatica anche comunque, a c'ha il dono della... della sintesi anche. Sì, della sintassi, cioè lo... ciao. Fine. Non come ti sembra cosa strana? Bella. Fine, il discorso è finito. Vedi, la sua semplicità c'è dentro un mondo, cioè è tutto quello che non dice che è rappresentativo, secondo me. Poi a un certo punto, Luna, dai, chiudi il video. Ciao fans, basta, è finito. Fan. È quella la sua parte principale. Grande Luna. Va bene solo perché ci sei proprio è lei. Sì, è lei, se no. Da quel tocco magico. Allora si va a ricreare quelle che sono delle dime. Quindi noi questo passaggio qua è un passaggio fondamentale. Cioè praticamente ritagliando l'originale poi vai a ricreare. Sì, dove serve, in questo caso questa è una finta che serve per tenerla lì precisamente. È inutile che mi metto a perdere tempo tra virgolette. Vai a fare la stessa dimensione. Verrebbe la stessa cosa. Qua abbiamo già la dima fatta dalla casa madre che è perfetta. La riutilizziamo. Questo serve innanzitutto per stare comunque là dentro a certi costi. Comunque ritagliare una sera da zero significa tante ore di lavoro e quindi ragioni economiche. Bisogna stare all'interno di alcuni standard, secondo me. E poi, perché comunque verrebbe sempre uguale. Sì, ma quello si vede neanche sotto. Questo secondo me è la parte più noiosa da fare. Come quando portavo le cose da sistemare a mia nonna, mi diceva, beh, intanto scuci. Sì. Ci sono delle parti che sono belle noiose, questo sì, effettivamente. È la più noiosa, ma è anche la più importante. Quindi bisogna sempre stare attenti. Poi andiamo a tagliare quelle che saranno le nuove cuciture. Eccolo. Ah, c'è tutto. Quindi c'è dentro tutto quel ferro lì che corre lungo tutta la sella? Questo sì, è un ferro, poi dipende anche dalle selle, però questo è un aggeggino che serve effettivamente per tenere i due piani, i dislivelli, no? Adesi. Perché se non ci fosse questa finta, la tua sella si muoverebbe. Cioè, almeno la fodera si muoverebbe. Ed è pericoloso. Poi ogni sella, vedi, ha le sue... Sono tutte diverse. Sì, diciamo. Purtroppo questo mestiere qua, quando incominci a fare cose su misura, ci sono tante cose a cui pensare e da sistemare, perché per dire, per fare in modo che le cose vengano bene, tante volte devo rivedere alcuni dettagli. Magari pensi che in un modo poi la apri, scopri che in un altro. Esatto, tipo questa per dire... È stata fatta con intelligenza, ma si può anche migliorare, così come dire, si può fare anche in altri mille modi. Quindi sta a me poi decidere se farla esattamente come questa o se modificarla poi di piacimento. L'importante è che si rispettino le misure. Adesso tu tagliandola precisa hai già la dima da seguire per rifarla col materiale nuovo. Sì, esatto, anche in questo caso penso che la farò uguale. Così si già quanti centimetri scendere per averla che sta in tensione giusta. Sì, esatto. Ok. Non c'è bisogno di smontarla di più di così, perché essendo una sella simmetrica, a me basta avere la metà di tutto un lato. Poi la dima la ribalti. Farò i centri e la faccio a specchio, esatto. Quindi adesso cominciamo a fare una parte di questa lavorazione. Sembra una puntata di Art Attack. Fatto? Prendi le cornici con la punta arrotondata. E qua non sono a punta però, Quindi tu non puoi... Non posso usarla, ok. Ok, allora partiamo... Dal nero antiscivolo, cioè la parte centrale. 57 metri di rotolo. Sì, un rotolo intero, una bobina intera. Cioè, quindi adesso praticamente vai a risagomare i pezzi che abbiamo tagliato. Sì, questo è un momento importante. Infatti, infatti qua bisogna stare mega attenti. No, ridiamo perché c'è un problema di scarico per adesso. Quindi quando quelli di sopra vanno a fare la pipì o la cacca, si sente che tirano l'acqua, però è in via di risoluzione. Sì. Cioè nel senso, consapevoli del limite, del problema, comunque intervenire tappando il culo di quelli che la fanno così spesso. Comunque stiamo sempre umili, cioè persone umili, io voglio stare... No, giusto. Ok, è giusto per sapere, ti ricordassi da dove si arriva, non so come dire, cioè ricordiamoci da dove veniamo. Vedi adesso come funziona, si fa la metà. Ah, tu lo pieghi come se fosse la pizza quando la mangi
pieghi la fetta così e così sai che dall'altra parte tanto viene uguale a specchio. Esatto. Così in un colpo solo io ho... Ne fai due. Un lavoro speculare reale, per davvero, e poi soprattutto ho lì. E questa è la cosa più importante, cioè i riferimenti per quando si cucerà. Ok, si parte da qua. C'è questo arnese mica tecnologico. No, questo è, diciamo, un modo veloce per essere precisi. Quindi si usano queste stage, come in classico brianzolo. E poi posso dire una cosa? Vai. Sai quando fai le cose artigianali, no? Che di solito ci si nasconde con una grande frase ad effetto, classica. Non so se la sai, la frase qual è? Mi hai fatto mano. Sì, però c'è sempre il cartellino con scritto ogni piccolo difetto. Non è che inizia la frase di solito, te che sei il dizionario vivente? Sì, no, non mi ricordo dove l'ho visto. Comunque ogni difetto è frutto del fatto, cioè se prendi due prodotti che dovrebbero essere uguali ma hanno delle differenze, è perché essendo fatti a mano non possono essere proprio uno uguale identico all'altro. E invece non è vero. Non è vero. Perché se tu prendi le dimensioni giuste puoi farli. Puoi farli precise, non è che se. Cioè, tutte le cose, tutti i divani, i mobili, cioè, tutto roba fatta a mano, non è che ci sono solo macchinari che lavorano. Quindi, perché dire. Perché nascondersi con queste frasi? Uno, se lavora bene, lavora bene. A mano o per macchinari. Anche in serie, no, anche a mano, ma facendo le serie. Cazzarola, oh. E diciamo, giusto, no? Giusto. Grazie del tuo intervento chiarificatore. Che a me da fa mega, cioè mi dà mega fastidio sta cosa qua. Non tanto perché, cioè perché alla fine uno deve riconoscere i propri limiti. Non è che siamo delle macchine, ed è questo è vero, però essere precisi, cioè è un'arte essere precisi, cioè si impara a essere precisi con l'esperienza, eccetera. Quindi secondo me uno che va da chiunque che si reputa un professionista in quel mestiere, o dice chiaramente che ci sono dei limiti in quella lavorazione, tale per cui non verrà perfetta, però uno almeno lo sa. Oppure deve dare la garanzia che quel prodotto sia fatto a livello dell'arte. Cioè io la vedo così. Vedi, per dire, anche questa è fatta a mano, però alla fine, cioè, il centro è perfetto. Questo qua è dove verranno le cuciture a rombo. Esatto, questa centrale sparirà, ovviamente. È un riferimento per me per fare il rombo preciso. Poi tutto il resto deve essere simmetrico. Eh sì. Poi ci sta... che magari è un millimetro su, sì, però, un millimetro giù, perché cioè, fatta senso, ma nel limite, se fosse sbagliato... Se tu dici, il rombo mi chiude qua, cioè, ma è qua. Come la cucitura dietro che c'era prima, che chiudeva di traverso. Dai, cioè, nel senso, a tutto c'è un limite. Nascondersi, secondo me, con una frase del genere, è da vigliacchi. Cioè, significa, cioè, c'è dietro qualcosa troppo... È un po' come pararsi il culo in anticipo. Sì, capito, cioè, mi stai dicendo che o non ci stai prendendo troppo tempo, oppure, cioè, così. Così e basta, cioè... Ci sono alternative. Che poi è un grosso rischio di solito di chi vuole farne tante, guadagnarci tanto lavorando a cazzo di cane. Esatto, purtroppo anche questo è vero. Cioè il mio lavoro purtroppo è legato alle mie mani e sono da solo a fare questo mestiere, quindi è chiaro che io non posso competere su grandi numeri. Però quelle poche o tante che riesco a fare devo garantire un certo tipo di qualità. Quindi piuttosto ne prendo una in meno, ma fatte sempre con una certa cura. Ok, fascia laterale, anche qua c'è un piccolo segreto. Le single pelli tirano in maniera differente, quindi bisogna sempre stare attenti a come si posizionano le cose. Non andrò a dire come. C'è due ciche più elastica dell'antiscivolo. No, c'è proprio anche l'antiscivolo. Cioè tramordito, come i telai, no? Telai sì. Dei tessuti. Quindi da un lato tira in un certo modo, vedi che qua è più elastico. Sì. Da questo lato meno. Quindi in base a quello che devi fare c'è un modo per tagliare, cioè ci sono dei... non è che sono trucchetti, ci sono delle regole, intendi? Intendo perché è una manovra in tessitura. Grande manovra. Ho fatto uno stage di 3 mesi nell'azienda dove lavora mia mamma e quindi... Quindi io no. Tramordito... Vero. Vero, eh? Sempre incisivo. Di Dio. Si è rotto. Cazzo. Devo rifare tutto. Ok, ci siamo. Ok, ultimo pezzo tagliato per oggi.
Quindi adesso abbiamo, cioè abbiamo, ha tagliato tutti i pezzi, abbiamo, perché guardavamo, ci auto-includiamo in questo. Sì, sì, ci sta, ci sta. Manca solo da tagliare questo in grigio che lo vai a prendere lunedì. Esatto, perché c'è stato un grigio che non ho in casa, quindi vabbè. Lunedì si va a prendere, si tagliano gli ultimi due pezzettini, si porta il ricamo a preparare e ci vediamo sabato prossimo praticamente per la consegna. Esatto, quindi adesso, cioè, il grosso della lavorazione... Il grosso è fatto. È fatto, adesso mancano... tipo abbassarla, fare, sì, vabbè, tutte le cose che... gli ultimi dettagli che si fanno all'ultimo, nel senso l'ultimo step sarà appunto avere la fodera pronta e finita. Facciamo delle prove montandole, eccetera. Cioè quando dici facciamo intendi che fai. Farò, esatto. Farò, io parlo di terza persona. Ah, ok. Farò questa prova con la sera davanti, andrò a modificare la forma sulla tua zona, la pilota. Poi se tutto quanto ok, ci vediamo appunto sabato per la consegna, il test, con le cose. Quindi, sì, se c'è il sole, magari c'è anche il test, se come oggi lo va rimandato. Luna, sotto la pioggia non sarebbe male provarla. No. Ma a noi non piace tanto. Non la sento. Ok. No. E quindi, tipo, adesso ci sarà un taglio, ci sarà tipo one week later. Ci vestiremo sempre uguali, comunque. Esatto, per dare così l'impressione che in realtà... Adesso facciamo le X anche su... Dove eravamo esattamente. Non tocchiamo. Quello sì, perché altrimenti poi... niente, ci vediamo tra una settimana che chiudiamo il video. Vai. Facciamo vedere il lavoro finito. Ci vediamo settimana prossima. Ciao fans! Talento sempre fondamentale. Ok, grazie. Ciao fans! Ciao fans! Sto dicendo, perché ti metti in punta di piedi? Ah, ok. Comunque stiamo andando da Dario a registrare l'ultima parte del video, cioè quello dove ci dà il prodotto finito. Vi ricordiamo che da Borsati Selle avete lo sconto se gli dite di essere dei fans. Detto questo, vuoi aggiungere qualcos'altro? Tra poco vi faremo vedere la sella nuova. No, non solo. Finalmente gli faremo vedere anche la moto finita che... tipo, sto aspettando da mesi di mettere delle foto per averla finita e ogni volta dico no, dai, non mettiamola finché non è finita. Finalmente, forse. Cioè, per quest'anno è finita. Poi l'anno prossimo facciamo altre cose, però tipo diciamo che il modello 2021 è pronto. Poi il modello 2022 lo progettiamo quest'inverno. Andiamo? Andiamo. Che tra l'altro siamo in ritardo. Esatto. Come al solito, tra l'altro.